Ciao a tutti! Allora, oggi voglio fare un piccolo esperimento, non dovrebbe durare tantissimo come esperimento, perché voglio provare a fare questo shake Ouija con dentro tipo liquido sanguinoso, voglio farlo tipo tutto sanguinoso, dato che l'avevo fatto appunto con tutti gli schizzi di sangue sui lati, voglio provare a fare il liquido rosso, ma non so come fare, però non fa niente. A parte che distruggo tutto, allora dietro l'ho già chiuso, ho messo la plastichina e poi ho messo dietro la resina, così una parte me la sono già tolta. E adesso dobbiamo cercare insieme di fare il liquido. Io pensavo di farlo direttamente da qui, quindi sarà un disastro assoluto. E niente, quindi. Allora, vado a mettere il liquido dentro. Se mi fa il favore di uscire, ok. Cominciamo da pochino, così. Poi pensavo di metterci dentro il colorante alimentare rosso, ma non so se è una buona idea. Allora, per prima cosa puccio tipo un pochino e ora facciamo un po' lo zoom. Ok. Allora, si sta colorando per colorarsi, eh? Però probabilmente ne ho messo pochino. È tipo arancio, no? Deve essere rosso, non arancio. Però facciamo che tipo asciugo il coso prima di ripucciarlo. Proviamo a metterne di più. Ok. E se io tipo prendo uno stuzzichino, aiuto. E butto giù tutto il colore. Ok. Sporcherò tutto di rosso. Proviamo. Adesso non si scioglie neanche più. A parte che fa tutti i granelli. Però in teoria dopo shakerarlo tantissimo dovrebbero togliersi i granelli in teoria. Boh, ci sono anche due glitter palurdi. Ma io ne metto ancora un pochino. Boh. Però prima di pucciare pulisco. E risentiamoci. Oh, quanto che ne ho preso. Aiuto, che fatica. Con davanti il telefono. Ecco, già zozzato. Oddio, ho zozzato tutto. Ok. È difficilissimo. Ok, tipo vedete dentro che c'è la gocciolona. Proviamo di mischiare, vedere che colore esce. Beh, confronto prima che era tipo arancio, adesso è abbastanza rossiccio. Ok, io vado avanti a mischiare. Boh. Allora, io direi di farlo ancora un po'. Povera me. Voglio complicarmi la vita. Ok. No, ma sto sporcando tutto fuori. Ok, faccio questo poi basta. Ok, facciamo anche questo che c'è, lo shakeriamo dopo. Ho perso il coso per pulire. Ok, l'ho trovato. Perché adesso dobbiamo andare a chiudere. Quindi devo pulire gli accessi. Andatevene accessi. Ok, adesso. Niente, si è incollato, lasciamolo così. Perché la parte dietro non è che era molto asciuttissima, eh. Facciamo finta di niente. Allora, ho qui la plastichina e mi serve l'attack. Ok. Sono agitata. Sapete che queste cose qua mi agitano. Perfetto. Ora vado a mettere l'attack sui bordi. Ok. E ora, delicatamente, con molta cautela. Vado a metterci sopra la plastichina. Ok.
Bene, ok, ora lascio asciugare bene la colla. Ok, rieccomi, abbiamo chiuso tutto e adesso dobbiamo fissare con la resina. Per far prima userò la resina UV, che sarà abbastanza difficile farla andare in tutti i buchini senza creare bolle, quindi mi ci vorrà un po'. La metto sopra e pian piano vado a ricoprire tutta la parte, soprattutto dove c'è la plastica, ecco, ma comunque tutta. L'importante è che non faccia troppo bolle, perché sennò devo andare dentro con lo stuzzichino. È abbastanza noioso. Ok. Niente, adesso io con calma la faccio anche pareggiare, fare andare abbastanza dritta, perché sennò non ha senso. E poi dobbiamo shakerare per vedere se effettivamente, cioè, ho fatto una cosa con un po' di senso o invece ho fatto una cioffecata. Guardate quante bolle balorde. Ok, e poi la metto nel fornetto tipo per una settimana. Ok, ci siamo, è il momento della verità. Allora, cerchiamo di mettere a fuoco prima di tutto. Grazie, dico di mettere a fuoco e non metto a fuoco un tubo. Ci vediamo. Oh, ma è troppo bello! Oddio, l'adoro! Sì, e il rosso è venuto praticamente uguale, perfettamente, agli schizzi che ho fatto. Ma è bellissimo! Guardate, se magari tolgo le dita di lì. Wow! È bellissimo! Troppo macabro. Wow! Wow! Non so che altro dire, a parte che c'è un pelo qui. Leviamolo. Ok, no, vabbè, sono troppo soddisfatta. È davvero uscito come volevo. Veramente. Queste sono soddisfazioni quando escono come vuoi tu. Perfetto, quindi sono super soddisfatta. E niente, quindi voi fatemi sapere, guardiamolo anche dietro, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo shake. Oh, io l'adoro. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!